Ciascuna specie ha il suo habitat preferito, all'interno del quale si è evoluta adattandosi all'ecosistema per svolgere al meglio il proprio ciclo vitale. A volte è semplice abbinare un animale al suo habitat, l'orso bianco e i ghiacci artici, il leone e la savana, ma quando parliamo di insetti, pipistrelli, uccelli o altri organismi, la questione può farsi meno scontata. Nel precedente video abbiamo parlato delle specie saproxiliche, del loro ruolo nell'ecosistema e della loro predilezione per il legno morto. Forse non ci avete fatto caso, ma lo dice anche il nome stesso. Saprox sta per putrido, marcio, mentre xylos significa legno. I saproxilici sono quindi organismi che in qualche modo si avvantaggiano della presenza di legno marcio e, più in generale, di legno morto. Il legno morto può assumere tantissime forme, tronchi a terra come questi, ramaglia, vecchie ceppaie, alberi morti in piedi, tronchi ancora in piedi ma spezzati o ribaltati, parti di chioma o di tronco seccate su alberi vivi. Tutti questi elementi costituiscono dei microhabitat adatti ad ospitare o sostenere una o più specie saproxiliche. Avete presente la classica cavità nel grande albero, quella da cui si affaccia il gufo delle storie dei bambini? Quella cavità nel tronco altro non è che un microhabitat che può ospitare, oltre al gufo, anche specie di insetti, pipistrelli, funghi e tantissimi altri organismi. Altri microhabitat si trovano lungo ferite dei tronchi, magari quelle derivate da un fulmine, o in cavità alla base dei fusti che si trasformano con la pioggia in piscine ideali per organismi acquatici. La presenza di legno morto, però, non è importante soltanto in quanto casa e spesso ristorante degli organismi saproxilici che, come abbiamo detto, la trasformano in suolo fertile. Il legno morto a terra è un esempio di vivaio perfetto per i semi che cadono dagli alberi, che qui sono riparati e trovano condizioni ideali per attecchire e rinnovare così la foresta. È un elemento molto importante anche per fermare e poi accumulare la sostanza organica, che altrimenti verrebbe dilavata dalla pioggia. Insomma, questi pezzi di alberi senza vita sono in realtà uno degli elementi più vitali dell'ecosistema forestale.